Suggestivo e ricco di significato il Giovedì Santo a Lanciano, oltre a svolgersi i tradizionali sepolcri, nella notte a partire dalle 22 c'è la fiaccolata degli incappucciati dell'Arciconfraternita Morte ed Orazione San Filippo Neri. Quest'anno, dinanzi alla chiesa di Santa Chiara, da dove si muove il corteo, il priore Raffaele Sabella ha acceso un braciere con una candela presa dal candelabro di fronte al Santo Sepolcro, un gesto simbolico di condivisione della speranza e del dolore. Su quello stesso braciere sono state accese tutte le torce. Le luci si spengono ed i vicoli del centro storico si illuminano al passaggio delle fiaccole dei confratelli che camminano con volto coperto, rito caratteristico al quale i lancianesi sono molto legati. Struggenti le note del Miserere eseguito dall'orchestra di fiati Pietro Marincola, città di Lanciano. La figura simbolo della processione è quella del Cireneo, un confratello che viene scelto dal priore poco prima della processione. La sua identità resterà sconosciuta. Lui farà tutto il percorso con la pesante croce sulle spalle senza mai poggiarla a terra ed a piedi nudi, anticipato dal suono caratteristico della raganella. Tra i riti della Settimana Santa, quello del Giovedì Santo a Lanciano è uno dei più suggestivi, la processione degli incappucciati organizzata dall'Arciconfraternita Morte ed Orazione San Filippo Neri. Siamo con il priore Raffaele Sabella. Come nasce questa tradizione, questo rito? Allora, intanto nel cuore della Settimana Santa e nel cuore di tutti noi confratelli c'è il Giovedì Santo. Il Giovedì Santo per tutti noi è il centro della Settimana Santa, perché riguarda prettamente la processione degli incappucciati che esce alle 22, quindi in una tarda serata, e rientra intorno alla mezzanotte. È una processione che attraversa tutto il centro storico della città e quest'anno, ad esempio, c'è stata una novità grossa, grande. Ci siamo fermati nel cuore della città di Lanciano, in piazza Plebiscito, di fronte alla cattedrale della Madonna del Ponte, e lì ci siamo fermati in raccoglimento e abbiamo fatto eseguire in un canto preghiera con l'orchestra dell'Arciconfraternita e con la corale dell'Arciconfraternita e con il coro Pacini di Atri, abbiamo cantato e quindi pregato e fatto eseguire il Christus e il Miserere Grande, ed è stato un momento di grande concentrazione, di grande raccoglimento emotivo e spirituale. E dopodiché siamo ripartiti, perché la processione si è fermata, tutta la processione si è fermata, ha pregato e ha cantato con l'orchestra, dopodiché siamo ripartiti e siamo ritornati nella nostra chiesa. Questa è una processione che è nata diversi anni fa, da prima usciva solo la banda che suonava due brani, dopodiché invece i confratelli hanno pensato bene di seguire la banda, ma di seguirla non a viso scoperto, ma a viso coperto, quindi con il nostro cappuccio, e in segno di penitenza. E un momento l'abbiamo voluto, è stato pensato a suo tempo, come un momento di preghiera, di riflessione, prima del Venerdì Santo. E da allora è stato ogni anno sempre più sono arrivati nuovi confratelli, e giovedì è diventato per noi la processione per antonomasia del confratello, e quindi ci teniamo tantissimo, e la città ha subito apprezzato questo coinvolgimento noi come confratelli, come consiglio direttivo, teniamo moltissimo a questa serata. Il giro del centro storico ha un significato, perché si vanno a toccare, si passa dinanzi? Sì, certo,
è molto importante questo perché si passa di fronte a 9 chiese e in quel giorno, il Giovedì Santo, che è il giorno anche dei sepolcri, per certi versi il confratello prega di fronte alle 9 chiese più antiche della nostra città, quindi c'è un senso anche spirituale molto forte. Ma anche volevo dire il Cireneo che esce il Giovedì Santo è un Cireneo che è un confratello penitente che è scelto chiaramente dal priore, che non è il Cireneo del Venerdì Santo. Il Cireneo del Venerdì Santo, per certi versi, è la figura Simone di Cirene, mentre invece il Cireneo del Giovedì Santo è il confratello che accoglie la croce. Il corteo è molto suggestivo perché vengono anche spente le luci, le strade si illuminano solo con le fiaccole. E in questo rito sono importanti le musiche, i silenzi ed i rumori. Sì, tutto quanto. Io devo dire che anche la città risponde, perché quando passiamo e c'è un silenzio tombale, questo fa ancora riflettere, perché proprio. Ma poi soprattutto in questa serata un altro elemento importante è il fuoco. E il fuoco purificatore, tant'è che quest'anno abbiamo anche inserito un'altra novità nella processione, abbiamo messo un grosso braciere con fuoco di fronte alla chiesa, in modo che tutti i confratelli all'uscita potessero accendere le loro torce. E la cosa bella che voglio dire è che questo fuoco è stato acceso da una candela che abbiamo preso dalle candele del nostro sepolcro, e pensando che poteva essere una candela di un qualcuno che aveva pregato di fronte al Cristo, che aveva espresso un suo ringraziamento o anche un aiuto, no? Che ha voluto appunto invocare al Signore, e quella candela ha acceso quel fuoco che poi ha fatto accendere le torce dei nostri confratelli, che hanno fatto da scorta al Cireneo per tutta la città. Quindi è un qualcosa anche di molto significativo, il fuoco del Giovedì Santo, la torcia, questa luce e questa purificazione che deve venire proprio dal fuoco. Abbiamo passato, ovviamente tutti, diversi anni con problemi e ancora ci sono questi problemi. Abbiamo attraversato la pandemia, poi c'è stata la guerra che c'è ancora. Qual è il messaggio che lei vuole lanciare? Ecco, c'è sempre un messaggio di speranza. E questa è una cosa molto importante che l'abbiamo voluta esprimere anche nella rappresentazione del sepolcro che noi ogni anno nella nostra chiesa i nostri confratelli, i nostri ragazzi elaborano, fanno, e quest'anno abbiamo voluto attualizzarlo proprio nel momento storico che stiamo vivendo. E sì, abbiamo passato il Covid, abbiamo passato le pandemie, però abbiamo un tempo di guerra e ci fa paura ancora di più, e abbiamo rappresentato proprio uno scenario di guerra con uno sfondo, con una colomba bianca, dove dà proprio il segno di pace e il senso di speranza. Questa deve sempre stare con noi e deve rimanere con noi per sempre. Thank you.
tanta suggestione nella fiaccolata degli incappucciati è data dalla croce, eccola qui, una croce in legno pesante, Luca di Loreto, vicepriore. Sì, la croce è il centro della nostra fiaccolata, della nostra processione del Giovedì Santo. Questa croce di legno viene contenuta nell'arco dell'anno all'interno di una sua teca in vetro, quindi tenuta al sicuro in chiesa, e solo in questi giorni viene tirata fuori, può essere toccata solo dal priore e viene consegnata al cireneo scalzo che nelle sere di giovedì e venerdì la accolla e la porta lungo le strade di tutta la città. Questa croce, dicevamo appunto, è il centro della nostra processione ed è al centro del cuore di ogni confratello, soprattutto nella serata del giovedì. Il cireneo accolla questa pesantissima croce di legno, una croce molto molto antica, che viene portata con un misto di sentimento di orgoglio, gioia e commozione. Ogni confratello durante la sua processione è a fianco al cireneo che porta la croce, sia fisicamente portando le fiaccole, quindi facendo una corona attorno a questa croce, e sia idealmente e soprattutto con il cuore. Ed il cireneo non si conosce nome, viene scelto all'ultimo momento, conosce il nome solo il priore, vero? Sì, esattamente. Proprio pochi minuti prima dell'inizio della processione il cireneo viene preso dal priore, viene condotto in una piccola stanza dove è invitato alla meditazione, alla riflessione. Proprio pochi istanti prima dell'uscita, quando la chiesa è gremita da tutti i confratelli, viene portato qui proprio in questo punto e gli viene consegnata dal priore la croce che poi porterà lungo appunto tutte le strade di Lanciano. E poi c'è quel suono che tocca il cuore. Sì, la raganella. La raganella è uno strumento utilizzato sia per la comunicazione all'interno della processione e sia per accompagnare il lento passo del cireneo. Questa processione così suggestiva, cosa rappresenta? Un rito? Una ritualità? Francesco Fazzi è l'economo dell'Arciconfraternita. La processione degli incappucciati accompagna con solenne e struggente partecipazione la notte che precede il Venerdì Santo, quindi la morte del Cristo. Ci piace vivere la processione sempre più, non solo come atto di pietà popolare, ma come una pratica devozionale fra le più significative. Ogni anno cerchiamo di arrivare a questo appuntamento più preparati, proprio per trasformare, come mi chiedeva lei, questa ritualità in rito. Solo con la preghiera, la formazione spirituale e la partecipazione alle attività della comunità diocesana possiamo con positiva convinzione parlare di rito che rimanda direttamente alla storia della salvezza dell'uomo. Emozioni tante come la gente che ha affollato tutto il percorso dove la musica dei fiati si alternava a silenzi profondi. La processione, dopo aver fatto il giro del centro storico, nell'ultimo passaggio dinanzi alla cattedrale si è fermata per un saluto alla Vergine alla quale è dedicata la chiesa.
Poi ha proseguito il suo cammino e da notte fonda ha fatto rientro in chiesa. Sono entrati i confratelli, i simboli della passione e lui, il Cireneo con la croce sulle spalle. In lui, nella sua penitenza, ci ritroviamo tutti in un momento di dolore, condivisione e soprattutto speranza.